Ad Ala, capitale dell'impero Kree, Vers fa parte dello Star Force, una potente squadra di nobili guerrieri capitanata dal suo mentore Yon Rogg. Vers non ricorda nulla del suo passato, ma come le rammenta la Suprema Intelligenza, leader dei Kree, loro l'hanno dotata di incredibili poteri e per questo deve servire il suo popolo. Durante una missione della Star Force vengono attaccati da degli Skrull, alieni mutaforma in guerra coi Kree, che rapiscono Vers. Quest'ultima viene sottoposta da Talos a un interrogatorio mentale nel tentativo di localizzare un motore a velocità della luce nascosto su un pianeta di vitale importanza per gli Skrull. Oltre a questo, viene rivelato parte del passato di Vers, la quale si sveglia e, dopo una breve battaglia, precipita con una capsula di salvataggio sul pianeta dove è presente il motore che cercano gli Skrull, la Terra, nel 1995. Qui incontra Nick Fury, un agente dello SHIELD, e lo avverte dell'imminente minaccia di un'invasione Skrull. Ma Fury le crede solo dopo aver assistito a uno scontro tra Vers e uno Skrull. Insieme si dirigono alla base militare Pegasus per trovare informazioni su dove è nascosto il motore alieno. Qui Vers scopre che in passato è cresciuta sulla Terra ed era una pilota della US Air Force, insieme alla dottoressa Wendy Lawson e alla sua amica Maria Rambeau. Vengono però intercettati da Talos, che ha preso le sembianze del capo dello SHIELD, ma riescono a fuggire con un Quinjet grazie all'aiuto di Phil Coulson. Durante la fuga, Nick porta con sé la gatta Goose, la quale apparteneva a Wendy Lawson, che si scopre essere morta anni addietro in un incidente aereo tenuto segreto. Scossa da ciò che ha appreso dal suo passato, Vers va dalla sua vecchia amica Maria, che, anch'essa scioccata, le rivela che credeva fosse morta nello stesso incidente aereo di Lawson e che il suo vero nome è Carol Danvers. Poco dopo vengono raggiunti da Talos, il quale sembra avere intenzioni benevole, raccontando che la sua razza è oppressa da molto tempo dai Kree, ma il loro unico scopo è quello di cercare una nuova casa dopo che il loro pianeta è stato distrutto dagli invasori Kree. Carol non gli crede, ma Talos le fa ascoltare la registrazione della scatola nera che ha preso mentre era all'interno dello SHIELD. Si scopre inoltre che la dottoressa Wendy Lawson era una Kree di nome Mar-Vell e che aveva costruito il motore a velocità della luce dopo aver disertato, perché aveva capito come la guerra Kree-Skrull fosse ingiusta. L'aereo che portava il reattore, pilotato da Carol, venne abbattuto e Mar-Vell fu uccisa da Yon Rogg. Carol era confusa, ma capì che Mar-Vell era nel giusto e si sacrificò facendo esplodere il reattore. L'esplosione però le ha donato i suoi superpoteri e per questo Yon Rogg decise di cancellarle la memoria e usarla come arma dell'impero Kree. Appreso ciò, Carol si allea con Talos e insieme a Fury, Maria e Goose raggiungono il laboratorio spaziale di Mar-Vell, dove è presente il nucleo che potrebbe aiutare gli Skrull, che si scopre essere il Tesseract. Intanto Yon Rogg giunge sulla Terra, ma una volta scoperto che Carol sa tutta la verità, decide di darle la caccia insieme alla Star Force. All'interno della nave, dove sono presenti dei profughi Skrull, Carol combatte contro i suoi ex compagni mentre gli altri tengono nascosto il Tesseract, che viene inghiottito da Goose, la quale si scopre essere una potente creatura aliena chiamata Flerken. Carol viene catturata, ma dopo un ultimo discorso con la Suprema Intelligenza, si ribella e libera tutti i suoi poteri, sconfiggendo la Star Force. Yon Rogg chiama Ronan l'accusatore nel tentativo di distruggere la Terra, ma viene anch'esso fermato da Carol. Yon Rogg tenta di fuggire, ma viene rapidamente sconfitto e rimandato su Ala. Una volta liberi, Talos e gli Skrull possono finalmente cercare un nuovo pianeta, mentre Carol dice a Fury di tenere il Tesseract al sicuro e che lei aiuterà a porre fine a questa guerra, dandogli infine un cercapersone potenziato che potrà usare per contattarla in caso di estrema necessità. Fury accetta e le consiglia di utilizzare come nome in codice uno molto simile alla sua amica, Mar-Vell. Una volta tornato allo SHIELD, Fury, che ha perso un occhio a causa di Goose, capisce che in futuro il mondo si ritroverà in altre situazioni in cui ci sarà bisogno di eroi e, ispirato da un vecchio soprannome di Carol, comincia a dare via al progetto Avengers.
Dopo lo schiocco di Thanos, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner e James Rhodes tentano di capire a chi Nick Fury stava inviando il messaggio con il cercapersone potenziato. Qualche istante dopo, appare Carol, chiedendo dove sia Fury. Goose rigurgita il Tesseract sulla scrivania di Nick Fury. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.